molto noto in Romagna e nel Ravennate perché è uno dei pittori che più ha saputo dare un volto e un'identità alla Romagna attraverso l'arte. È un pittore che è molto diffuso anche nei salotti privati di molte persone. Abbiamo voluto raccontare la sua arte dai suoi esordi, quindi restituire al pubblico per la prima volta come si forma l'arte di Ruffini. E lo facciamo raccontando un biennio, un ventennio molto particolare, gli anni 50 e gli anni 60, e anche molto diversi da loro dal punto di vista della produzione. Gli anni 50, questo avvicinamento spontaneo di Ruffini alle poetiche neorealiste, e quindi il racconto della campagna, degli umili, il racconto di una civiltà contadina in difficoltà, minacciata dalla civiltà industriale, e gli anni 60, dove cerca un pochino di svincolarsi da questa etichetta di pittore realista, per andare a imboccare altre vie, fare tentativi. È ben restituito in questa mostra, per esempio, il tentativo negli anni 60 di carpire dalla grande marea dell'informale, per esempio, e un tentativo anche di un gesto maggiormente espressionista, e insomma prende altre vie, questo con un obiettivo: raccontarci non più solo il mondo contadino, ma il mondo urbano, e quindi con le nuove problematiche dell'uomo che veniva certamente lusingato dalla società dei consumi, ma veniva anche sfruttato e abbandonato quando non serviva più.